Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo terzo episodio a Madeira. Quest'oggi andiamo a esplorare il nord dell'isola, tra scogliere e cascate. Buona visione! Amici avventurieri, buongiorno, benvenuti in questo nuovo episodio qui a Madeira. Quest'oggi andiamo nella parte nord dell'isola che ancora non abbiamo visto e ci aspetta un'altra bellissima avventura. Iniziamo subitissimo questa nuova avventura. Le cose da vedere a Madeira sono molteplici, il sole splende e la voglia di esplorare è sempre con me. Amici, adesso siamo arrivati nella cascata degli Angeli, a Waterfalls of Angels. Penso la cascata più famosa di Madeira. Situata nella valle di St. George, questa cascata offre uno spettacolo mozzafiato. È circondata da rocce e vegetazione lussureggiante. È diventata famosa sui social perché si getta direttamente sulla strada. E se siete dei matti come me, ci si può anche fare il bagno. Ma procediamo con la nostra avventura in libertà verso nord. I paesaggi qui sono assurdi, un sacco di natura. Raga, adesso un pochino di macchina, siamo venuti a vedere il punto panoramico di Nuiva. I punti panoramici con cascate e scogliere sono tantissimi. Da qui potete ammirare l'isola in tutta la sua bellezza. Ora, poco distante dal punto panoramico, ci siamo fermati nella spiaggia di Sixal a pranzare con la nostra pasta super fatta stamattina. E direi che mi potrei anche fare il primo bagno del 2024. Sixal è un altro villaggio tipico nel nord dell'isola. È diventato famoso per la sua spiaggia incredibilmente scenografica e per le sue piscine naturali, che poi andremo a vedere. Ma adesso direi che è arrivata l'ora del nostro primo bagno dell'anno. A Madeira è possibile nuotare tutto l'anno. Trovando la giornata giusta si sta proprio da Dio, anche nei mesi più freddi. Oltre alla spiaggia nera, qui a Sixal troviamo anche le piscine naturali, tra le più famose dell'isola. Adesso se riesco e mi prende il matto, mi faccio anche un bagnetto qui, volentieri. Queste piscine sono formate da rocce vulcaniche e sono riempite dall'acqua dell'oceano che si riversa in esse durante l'alta marea. È un ambiente unico e spettacolare per fare il bagno, circondato da paesaggi mozzafiato. E ovviamente, chi siamo noi per non provarle? Questa qui alle nostre spalle è Porto San Moniz, che non ci siamo fermati, ci sono anche qui le piscine naturali, però non siamo andati, più che altro perché è tantissimo turistico, quindi c'era troppa gente, il parcheggio a pagamento e non fa proprio per noi, però lo vediamo qui dall'alto che comunque è stupendo, wow! Porto Moniz è anche questo molto famoso per le sue piscine naturali, queste un po' più turistiche delle precedenti. Il paese è anche conosciuto per i suoi paesaggi mozzafiato, con scogliere lussuose che si affacciano sull'oceano. Ma continuiamo il nostro itinerario. Raga, adesso stiamo costeggiando la parte ovest dell'isola e ci stiamo vedendo un po' di miradori. Adesso siamo qua al... non mi ricordo, come si chiama questo posto? Miradouro da Boa Morte. Miradouro da Boa Morte, della buona morte. Quindi buona morte a tutti. Se vedete questo video vuol dire che siamo sopravvissuti, sempre, costante dei nostri viaggi. Questo punto panoramico non è così turistico, ma per il mio è uno dei più belli dell'isola. Mi sembra di essere tornato in Islanda. Questo è uno di quei luoghi in cui fermarsi ad ammirare la bellezza del nostro mondo. Queste viste mi fanno ogni volta rendere conto di quanto siamo piccoli e impotenti di fronte a tutto questo. Ragazzi, adesso lasciamo questo punto panoramico, comunque bellissimo, per niente turistico, comunque
secondo me non è così conosciuto come tanti altri posti, molto meglio di tanti che sono segnalati da guide o cose, quindi fateci un salto, assolutamente è bellissimo. Sono stati un po' lì a contemplare l'oceano e niente, adesso proseguiamo il nostro viaggio verso il punto più ovest dove c'è il faro e nulla, è bellissimo, sta da Dio, davvero. Lungo questa tratta di costa sarebbe stato da fermarsi ogni 5 minuti. È tutto così bello immerso nella natura. E pensate che dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti, cioè c'è tutto l'oceano, è bellissimo da qui. Adesso andiamo in quest'altro punto in cui vediamo il punto più ovest da qui e poi lo raggiungiamo là in macchina perché non credo che ci riusciamo ad andare esattamente a piedi. Wow, c'è la cascata! E questo punto pazzesco è il Mirador de Garanta Funda. È davvero assurdo. Alcuni percorsi forse sono un pelo pericolosi, c'è da fare un po' d'attenzione, ma devo dirvi che in questi luoghi respiri la vera essenza dell'isola. È tutto così maestoso e incredibile. Raga, siamo arrivati nell'ultimo punto di oggi, che è il punto più a ovest dell'isola. È l'ultima cosa che ci vediamo quest'oggi, ma merita assolutamente, anche per il vento. Bellissimo, da qui si vede il tramonto esattamente sull'oceano. Che figata. E non c'è cosa più bella di finire la giornata con la nostra palla infuocata che scompare piano piano nelle impetuose onde dell'oceano. È tutto così poetico. E amici dell'avventura, dopo aver visto uno dei tramonti più belli della mia vita, vi saluto. Questo episodio qui a Madeira finisce qui e spero che vi sia piaciuto. Sono stravolto, ma felicissimo. Viaggiate ragazzi, viaggiate che vi apre la mente e scoprite il mondo in cui viviamo e ve ne innamorate, cioè è una cosa assurda, è veramente bellissimo e ogni volta che capito in questi posti mi rendo conto di quanto siamo fortunati a vivere in un posto del genere e quanto è bello poterlo esplorare e quindi trovate il modo di viaggiare il più possibile, buttate che la vita è bellissima e nulla, ci vediamo al prossimo episodio a Madeira.